qual è la migliore farina per fare la pizza? E no, non intendo marchi super noti tipo Caputo, Petra, Viva e Vive, Moribonda e tutti i marchi che mi avete visto provare nei miei video. Intendo proprio tra le farine che si trovano al supermercato. Non lo sapete? Neanche io. Quindi proviamole tutte. Bene ragazzi, stiamo andando al supermercato vicino casa per acquistare le farine. Francamente non so che farine troverò, perché è abbastanza infrequente che io acquisti farine al supermercato, quindi è una scoperta anche per me. Ho registrato questa clip 200 volte per trovare una strada senza buche e niente, siamo quasi arrivati. Allora, siamo arrivati al reparto farine. Ovviamente non utilizzerò questa qua della Caputo perché la conosco a memoria. Della Caputo non c'hanno solo la pizzeria, c'hanno anche la pasticceria. E c'era addirittura la Nuvola. Che figata i supermercati in Italia, trovi veramente di tutto. Voglio vedere delle farine che sono più o meno reperibili poi in tutti i supermercati, anche se andrò un po' a caso. Direi... ah, eccola qua. C'è questa qui della Casillo. Tipo 00 sarà sicuramente una farina abbastanza debole, no? 10 grammi di proteine. Direi di partire da questa qua. Casillo tipo 00. Divella, anche questa qua è bella diffusa, no? Direi. Seconda farina, la Divella tipo 00. Andiamo sul classico, prendiamo anche una Barilla. C'è questa qua che mi incuriosisce, del Molino Rosse. Però è una farina anche abbastanza forte, W330. Voglio provare anche questa. Ultima farina che voglio prendere è una Spadoni. Anche questa qua è una tipo 00. Ok, abbiamo in totale 1, 2, 3, 4, 5 farine e un po' di ciobar. Andiamo alla cassa, andiamo a pagare. Siamo spacciatori sani di farina, eccole qua. Ed eccoci a casa con le nostre 5 farine, quindi saranno 5 impasti diversi, wow. Per risparmiare tempo utilizzerò due diverse impastatrici, la Grilletta e la MF Italy di Antonio. Cercherò di trovare per ogni farina l'idratazione ideale, anche per testarne la capacità di assorbimento, quindi non sarà sempre la stessa ricetta. Per iniziare utilizzeremo Barilla e Casillo. Un chilo di farina nelle impastatrici, metto la Barilla nell'impastatrice di Antonio e la Casillo nella Grilletta. In entrambi gli impasti metterò 2 grammi di lievito fresco, quindi 2 grammi per la Barilla e 2 grammi per la Casillo. Inizio con 600 grammi d'acqua per ogni impasto, quindi 600 grammi di acqua qui e la stessa cosa faccio con la Casillo. Allora, sono trascorsi circa 3 minuti e come vedete entrambi gli impasti hanno preso corpo, vedete? Quindi vado ad aggiungere altri 50 grammi di acqua per vedere come vengono assorbiti. Iniziamo dalla Barilla, mettiamo anche 25 grammi di sale e la stessa operazione la andiamo a fare con la Casillo. La Barilla ha preso benissimo praticamente, guardate qui, l'impasto sembra spettacolare. Anche l'impasto con la Casillo è pronto, vedete come si stacca dalla ciotola con estrema facilità. Questa è la consistenza della Barilla, guardate qui, bello incordato l'impasto. Questa invece è la consistenza della Casillo e anche questo qua presenta una bella elasticità. Ci tocca tirarli fuori dall'impastatrice e impastare gli altri. Ci andiamo a preparare gli impasti con la Divella e la Spadoni. Mettiamo la Divella nell'impastatrice di Antonio e la Spadoni nella Grilletta. Anche qui mettiamo 2 grammi di lievito fresco. Stavolta vado diretto con 650 grammi di acqua, quindi 65% idratazione in entrambi gli impasti. Sia la Divella che la Spadoni devo dire che si sono comportate benissimo. Guardate l'impasto come si è formato e stiamo lavorando a bassa velocità. Quindi voglio aumentare ancora l'idratazione. Ho deciso di rischiare e vado a mettere altri 50 grammi di acqua per ciascun impasto per arrivare al 70% di idratazione. L'impasto con la Divella è praticamente pronto, guardate qua, si è presa l'acqua proprio benissimo. Ma sai che non sembro quasi un 70%? Sì, infatti, no, ma cioè calcolando il tipo di farina, guarda qua, è perfetto questo impasto. Bello idratato, però c'ha un'ottima consistenza. Cavolo. Questo qui con la Spadoni invece ha bisogno di lavorare un altro poco, infatti se vedete quando vado a tirare subito si spezza praticamente, la maglia glutinica non è ancora perfettamente formata, quindi lo lasciamo lavorare per un altro paio di minuti. Qua te lo sei rischiato il 70? Sì, direi di sì. Ok, direi che anche qui ci siamo, l'impasto si stacca perfettamente dalla ciotola, inizia ad avere una buona consistenza. A conti fatti però comunque mi sa che preferisco l'impasto fatto con la Divella, la Spadoni si è comportata bene, però preferisco la Divella. Ed ecco la Divella, ecco che spettacolo. È proprio bello questo impasto. Bello proprio questo, sì. La Divella devo dire che mi ha stupito proprio. Ok, ultima farina, ultimo impasto. Siccome è una farina forte farò un impasto ad alta idratazione, 75%. Mettiamo tutto quanto nell'impastatrice di Antonio. Ma perché tutto a terra me lo sei buttato? Ma il motivo? Ma perché? Ma sembra che lo fai apposta. Anche in questo caso 2 grammi di lievito. Andiamo a mettere i 750 grammi di acqua.
Vediamo come assorbe sta farina. Allora, abbiamo quasi inserito tutta quanta l'acqua, vado a mettere i 25 grammi di sale all'interno. Devo dire che l'impasto non sta prendendo corpo come credevo. Questa farina rossetto sta facendo veramente fatica ad incordarsi, infatti abbiamo messo l'impastatrice a manetta, speriamo che si riesca a formare la maglia glutinica. Finalmente, dopo circa 15 minuti, l'impasto inizia ad acquisire consistenza, vediamo però a che temperatura siamo, 28 gradi. Devo dire la verità, pensavo di più. Ok, direi che la maglia glutinica c'è, ovviamente l'impasto è caldissimo praticamente. Sembra 85%. Sì, l'idratazione sembra molto più alta. Però dai, direi che ci siamo. Sono curioso di vedere però la pizza come viene. Secondo me viene buona. Cioè, guarda qua. È super sensibile. Bene signori, abbiamo completato i nostri 5 impasti, una faticaccia, e abbiamo anche messo le etichette su ciascuna farina per non confonderci. Ora le abbiamo fatte riposare un poco a temperatura ambiente per attivare la lievitazione e adesso le mettiamo tutte quante in frigo, se c'entrano. Li riposeranno per circa 16 ore, per cui ci vediamo domani. E rieccoci qui dopo 16 ore. Questi sono i vari impasti già stagliati, ho fatto solo 3 panetti per impasto, dopodiché con la restante parte ci faremo il pane per tutta la settimana. Ora riposeranno per circa 3-4 ore a temperatura ambiente e poi stendiamo le pizze. A dopo! Ed eccoci qua signori, dopo 4 ore a temperatura ambiente questi sono i nostri impasti. Io direi di partire proprio in ordine di come abbiamo impastato, con la Barilla e poi successivamente con la Casillo. Iniziamo con la Barilla, mettiamo un pochino di semola come al solito. Ruotiamo l'impasto. Ok, io direi che promette bene dal fondo. Vediamo anche un po' la consistenza, sono curiosissimo. Bello morbido. Questo qual è? Questo qua è la Barilla. Un 65%, no? Idratato al 65%, esatto. Ha una buona tenacità. Si vede che è pure sensibile, infatti c'è bello dolce nella stesura. Non mi sembra niente male, non l'avrei mai detto. Francamente, se avessi saputo che la Barilla si impastava così bene, l'avrei utilizzata più spesso. E allora vuol dire che non vedi i miei video. Ah, è vero. Formaggio stagionato 2 secoli e mezzo. Chissà se questa volta si capisce che è una battuta. Questo prende ancora di più, vince. Andiamo in forno. Ho messo la fiamma proprio al minimo, vediamo come sviluppa la Barilla. Ok, lì inizia un poco a gonfiarsi, Sta colorando anche abbastanza bene. Potresti pure alzare. Sì, infatti l'alzo un pochino la fiamma. Oh, guardate che bel colore, dai, Eccola qua. Questa è la pizza con la farina Barilla. Anto, parere sincero, come ti sembra? Guarda che è molto bella, Il colore è bello, gonfiare se gonfiata. Vabbè, facciamo una prova del taglio e ovviamente dell'assaggio. Ok, la sezione non è che mi faccia proprio impazzire, non è iperalveolata. C'è da dire che comunque poteva stare un filino in più. Sì, questa qua poteva lievitare ancora, devo dire anche questo. Però guarda qua, sì, man mano che taglio vedo una struttura sempre più accentuata. Vabbè signori, come primo test posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Voglio provare più che altro il sapore, perché sono curiosissimo. Il sapore è buono, ci sta. Ho provato anche farine più saporite, però voglio dire, per essere una farina comune, non per uso professionale, tanta roba. Procedo all'assaggio anche io. Per me è un'ottima pizza. La consistenza secondo me ci sta proprio, cioè nel senso, per essere soprattutto un 65% idratazione. Il sapore è un po' piatto. Sì, esatto. Però per il resto, cioè io ce la faccio volentieri la pizza con questa, nel caso in cui non abbia altre farine. Cioè ci sono farine più saporite, però tra le farine professionali ci sono anche meno saporite di questa. Voto da 1 a 10? Io gli do un 7 qua, non c'è. Ragazzi, direi 7 anch'io. Faccio un'altra fetta, però poi dopo devo fermare, perché altrimenti le altre non le mangiamo. Barilla 7 non l'avrei mai detto in vita mia. Casillo te la stendi tu. Ok, farina Casillo se la stende Antonio. Vai. Vedi come sta su bello in forma. Sì, in effetti questo qua già si vede che sembra essere proprio più consistente. Parità di idratazione con la Barilla. E anche qui signori un 65%. Oh, io l'altro non l'ho toccato quando l'ho steso, però a occhio mi sembra più tenace. No, ma si vede che stai facendo più sforzo per stenderla. Questa forse poteva salire ancora con l'idratazione. Dice un 70% secondo me proprio in totale scioltezza. Secondo me questa qui ha bisogno di più acqua proprio come farina. Sì. Mamma mia che spettacolo ragazzi, però sta pizza è sempre bello vedere la margherita. Mi sembra che faccia un po' più di fatica ad esplodere. No, però il colore è bello, Sembra proprio un impasto verace. Forse il colore è probabilmente più carino. Tanto è bellissimo comunque anche questo. Mette fame, mette proprio fame. Infatti sì. Ma sai che... Vabbè, io direi che anche qui ci siamo, comunque. E forse appena appena più panosa. Sì, è più panosa, è più panosa. Vai Antonio con la prova dell'assaggio. Se ti devo dire che ci sono grosse differenze, non è vero.
è più consistente al morso, soprattutto la parte del cornicione si mastica di più, però comunque io comunque una buona pizza. Voto finale? 6 e mezzo, ma un pochino più gommoso, è una sfumatura, sì, come sapore siamo là, 6 e mezzo pure, perché la differenza è veramente minima. È il turno della divella di questa qua, sono particolarmente curioso perché l'impasto ieri prometteva benissimo. Promette bene? Scusa. Sì, no, è morbida, però c'ha una sua tenacità, si lascia comunque lavorare. Come impressione adesso, l'elo di panetto, quale ti sembra il migliore? Questo qua al momento è il migliore, senza ombra di dubbio. Ah, subito si è allargato. Sì. Vedete, c'è una bella consistenza, pure da come l'ha portata sulla pala. In questo caso ho abbassato un altro poco il forno perché già stiamo andando su impasti più idratati. Ed ecco signori la pizza con la farina di vella, direi che anche questa qua sembra aver sviluppato molto bene. Qua già risulta essere un pochino più alveolata rispetto a quelle precedenti. Anche le parti un pochino più piccole del cornicione comunque risultano essere ben alveolate. Ma vedi che è quasi traslucido. Sì. Il sapore sembra appena appena più rustico rispetto alle altre, cioè sembra leggermente più saporita. Anche non tantissime, non ti aspettare chissà che. Sulla consistenza invece per essere un 70% non vedo questa differenza abissale con le altre. Voto 6 e mezzo. Piace molto di più di sapore. Dalla consistenza mi aspettavo un pochino di più, però comunque gli do un 7 pure a questo qui. Proviamo subito questa Spadoni. Comunque è interessante vedere proprio le differenze, no? Anche del sotto di ogni panetto. La Spadoni pure idratata al 70%. La consistenza somiglia molto più alle pizze che faccio solitamente. Proprio questa Spadoni non mi aveva convinto tantissimo quando la impastavamo. Sai che però rispetto alle altre, questa qui io ti dico subito che ha molto meno zuccheri. Guarda qui quanto è bianca. Vedi che qui si vedono ancora le dita impresse. Vedi che queste qui è quando io l'ho tirata. Un impasto che arriva con una maglia glutinica al top. Vedi, queste cose qua non rimangono. Questo vuol dire che comunque questa pasta ha perso molto nel corso del tempo. Questa qui avrebbe dovuto lievitare molto meno. Qua forse mi impasto 8 ore, vai tranquillo proprio. Sì. No, questa qua è una bolla d'aria. Vedi? Questa qua è proprio mollicosa. Sì, no, questa qua non questa ci sta proprio. Questa qui va benissimo per fare la pasta, per fare i biscotti, per la pizza non va bene. Poi ovviamente assaggiamo e sarà comunque buono, perché la pizza è sempre buona. Perché la pizza è sempre pizza, sì, ha voglia. No. 4. Non mi piace proprio il sapore. Ma no, te l'ho detto, bocciatissimo. Voto 5 meno. Intanto si è fatto notte mentre mangiavamo tutte le pizze, quindi facciamo l'ultima pizza con quella del Molino Rossetto. Sembra un impasto per teglia. Ricordiamo, impasto 75% idratazione, anche se sembra molto di più. Ha fatto proprio fatica ad ingordare. A me non impasto. Mi sembra una farina così forte. Io ti direi che sotto il 2,60 probabilmente, la butto lì. Forse sì. Poi magari il Molino Rossetto mi querela, però. È proprio morbido. Cioè, questo collo potrei stendere tirandolo, proprio così. E sembra di maneggiare l'aria. Questa ci fa divertire, eh? Ci fa divertire e ci fa dannare, perché cuocere questi impasti qua non è mai semplice. Veramente un attimo la cagata è proprio dietro l'angolo. Basta poco per mangiarsi una pizza cruda, veramente. Olè, madonna mia, che spettacolo però, dai. Vabbè che la farina non ti è piaciuta, però la pizza è bellissima. Questa qui è la classica pizza instagrammabile. Magari così rende pure diversa, perché questa qui come cottura è completamente diversa dall'altra. Vabbè signori, questa pizza è un incanto, è bellissima. Allora, a livello di struttura fa paura. Cioè, ma questa è dappertutto, cioè dove... Dovunque c'è di tagliarla. No, sviluppa bene. Sì. A livello di struttura è impressionante, è una delle migliori strutture che io abbia mai visto. Comunque la prendi, tutto quanto così. Non va proprio per me. Per i miei gusti c'è un po' troppa corda questa, perché appunto ho fatto fatica ad impastare. Non è male, direi 1,5 gli darei. A me la consistenza non dispiace. Potrebbe essere ancora più scioglievole. Capì. Però effettivamente ieri quando abbiamo impastato l'abbiamo incordata tantissimo, altrimenti non prendeva. No, non prendeva. Se fosse stata effettivamente 3,30 avremmo potuto magari mettere un impasto, avere un impasto più morbido, perché non dovevi impastarlo 3 ore. Come sapore, sono tutte quante molto simili. Cioè. Sì, dai. Sono proprio delle micro sfumature tra una farina e l'altra. Cioè, non c'è una che ti fa dire proprio wow. 6 e mezzo, 7. Ma chi me lo doveva dire che la mia farina preferita sarebbe stata proprio la Barilla. Comunque, se siete arrivati fino a questo punto del video vuol dire che mi volete per forza bene. Quindi mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete il video. Ovviamente iscrivetevi al canale. E se volete scambiare due chiacchiere seguitemi pure su Instagram. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene. Anto, di qualcosa pure tu. Vi voglio bene.